Buongiorno, oggi sono stata bene, mi sento in forma. Sono andata al mercato. Oggi parliamo di un atleta famoso, il più premiato nella storia delle Olimpiadi. Michael Phelps. Michael. No, mi interessa, io dico anche Michael, ma dove lo lasci lì e C? Michael Phelps. Phelps. Se metti un limite su qualsiasi cosa, stai mettendo un limite su quanto lontano puoi arrivare. Non penso che ci sia nulla di troppo alto. Più usi la tua immaginazione, più velocemente andrai. Se pensi di poter fare l'inimmaginabile, probabilmente ce la farai. Il libro mi è piaciuto molto poiché è scritto in modo onesto, molto chiaro e ti motiva molto a dare tutto, non solo in ambito sportivo ma anche nel resto. What do you feel separates good athletes from the best athletes? A lot of it is mental. You know, if you want to do something and you want it that bad, you'll make sacrifices. You know, growing up for me as a kid, I made a lot of sacrifices that I didn't see that they were a big deal. I don't think of them as being a big deal right now. You know, there were Saturdays or Fridays where, you know, I'd give up going to a dance or hanging out with my friends because I had workout the next day. But those things that I gave up, you know, were things that I wanted to help me get to my goal. You know, that's the thing. It's like people don't make excuses. Some of the best athletes or the greatest athletes in the world do things when they're uncomfortable. You know, everybody can compete when they're feeling good, happy, excited, rested. But it's the best people who can overcome when they're tired, sore. So I think that's one thing that separates the good from the greatest. Il concetto è non sacrificare ciò che vuoi di più di tutto per ciò che vuoi adesso. Mi sono messo nella mia carriera appositamente obiettivi alti per me stesso e ho lavorato duramente ogni giorno per arrivarci. Mi sono posto obiettivi per me stesso scrivendoli ogni anno. Questo era obbligatorio ed era diventata per me un'abitudine. Quando ero giovane ero solito scarabocchiare i miei obiettivi, tenevo sempre la versione originale in parte al mio letto. Quando un giorno mi sentivo giù, non stavo nuotando bene o semplicemente mi sentivo stanco o non avevo voglia di nuotare, lo guardavo e questo mi aiutava decisamente a ritornare sulla strada giusta. Consiglio Living Your Best Year Ever per porsi obiettivi. Non c'è nessuno a livello di grandi campioni. Quindi, quando loro gareggiano, non stanno gareggiando contro gli altri, ma gareggiano contro se stessi. Ci sono state molte persone che dicevano che vincere 8 medaglie sarebbe stato impossibile. E io pensai, quando le persone mi dicono così, voglio provare che si sbagliano. Il modo che ho sempre applicato per pensare in grande e pormi altri obiettivi non è stato di parlarne, ma invece di allenarmi duramente ogni giorno.